per la prima volta in una grande manifestazione qui oggi in piazza ci sarà anche la voce dei lavoratori e dell'artigianato. È un momento importante, storico per le organizzazioni sindacali, perché la discussione che state facendo qua, voi oggi, non è asettica e impatterà fortemente se le soluzioni di quelle vertenze che sono in discussione andranno a toccare l'impatto negativamente nei confronti di tutto l'indotto dei lavoratori che sono occupati nelle micro e nelle piccole imprese. Sono lavoratori dell'artigianato, sono lavoratori come voi, spesso al fianco di voi, e sono lavoratori che sono incazzati, sono arrabbiati, perché non c'è stato solo il problema della maledetto coronavirus, non è solo quello, non è il problema del futuro che non si vede a tinte fosche, il problema è anche oggi, è il presente, il problema si chiama cassa integrazione. Questi lavoratori qui sono ancora, dopo 4 mesi che sono passati, sono in attesa di poter ricevere i contributi di marzo e di aprile. È una vergogna, non è possibile. Bravo, e allora Claudio, cerchiamo di fare chiarezza, perché bisogna fare chiarezza e bisogna individuare dove sono le responsabilità. E allora FSBA, che è il fondo che eroga la cassa integrazione per i lavoratori delle imprese artigiane, che è situato e collocato all'interno della bilateralità dell'artigianato, da subito ha messo in campo delle soluzioni semplici per poter ricevere immediatamente quelli che erano le istanze delle imprese, dei lavoratori. Immediatamente sono oggi oltre 200.000 le richieste di Covid, che coinvolgono 800.000 lavoratori. Di questi 800.000, 400.000 fanno parte dell'area metalmeccanica, sono quelli a fianco di voi, sono quelli che in tutto il paese non c'è un luogo, non c'è un posto, anche quello più sperduto, dove non si possa trovare un lavoratore delle imprese artigiane. Come ho detto prima, da subito il fondo si è attivato, le nostre rappresentanze si sono attivate, perché hanno favorito in questa fase gli accordi per far sì di dare risposte a tutti i lavoratori. E allora, per la prima volta ci eravamo anche illusi, perché da subito il fondo ha messo a disposizione le risorse che aveva accumulato nel tempo. Queste risorse sono state immediatamente messe a disposizione e nella prima settimana di aprile sono cominciati i primi pagamenti, non appena sono arrivate le prime rendicontazioni da parte delle aziende. E queste sono proseguite fino ai primi di maggio, fino a quando sono arrivati la prima tranche del governo, nel famoso decreto Cura Italia. I famosi 60 milioni, una briciola, servono miliardi, ma non è finita lì, perché dal 9 di maggio in poi si è spenta la luce. Non solo il decreto rilancio di aprile, doveva uscire in aprile, è arrivato in ritardo, è uscito il 19 di maggio, non solo quello, ma ad oggi siamo al 25 di giugno, i 765 milioni che sono previsti in quel decreto per gli artigiani, per i lavoratori dell'artigianato, non sono ancora stati spediti, non sono stati ancora rimessi al fondo alla nostra gente. E questo non è accettabile, non è accettabile. Come dicevo prima, non sono sufficienti le rendicontazioni, il fondo le ha già fatte, le ha già mandate, ed è chiaro a tutti che non sono sufficienti nemmeno quelli. Ma cosa ci rispondono? Ma com'è possibile, io mi domando, in una fase emergenziale come questa, utilizzare strumenti ordinari, provvedimenti ordinari? Oggi si pensa di erogare una prima tranche di 248 milioni. Stiamo ancora aspettando, non sono sufficienti, vogliamo tutti 765 milioni, e quindi chiediamo al governo, alle forze politiche, di rimuovere quelle incrostazioni che ci stanno all'interno del palazzo. Noi abbiamo sentito, il ministro del lavoro ha firmato, il ministro dell'economia ha firmato, la Corte dei Conti ha firmato, ma allora dove sono queste risorse? Dove si sono perse? Quindi chiediamo da subito di mettere a disposizione, se non sarà così, i lavoratori dell'artigianato scenderanno al fianco dei lavoratori dell'industria. Oggi sarebbero voluti venire qua, ma lo sappiamo, abbiamo dovuto, per esigenze e per responsabilità di tutto quello che è successo, in particolarmente la regione dove io vengo, che è la Lombardia, che è stata fortemente colpita, Brescia,
che è una delle province maggiormente colpite. Sono responsabili, ma fino a quando non lo sappiamo, hanno bisogno di risorse subito. Sono in difficoltà le famiglie. Perché? Perché sono in difficoltà? Perché le bollette non si sono sospese, perché gli affitti non si sono sospesi. La gente ha bisogno di mangiare, di poter rispondere alla propria famiglia. Grazie a tutti, viva i lavoratori, viva il sindacato, viva la UIL, la PIM, la PIOM, CGL, CISL, grazie.